Hi, Gradient, Pet. Insomma, è uscito Gear 5 e sono tutti in fibrillazione. Che poi fibrillazione di che? Che tutti leggono il manga, io non leggo il manga, aspetto l'anime. Quindi per me è una novità, ma tutto il mondo sapeva di questo Gear 5, sono già tutti. Una tua alunna piange. Chantal, hai rotto il cazzo. Però quando è uscito nell'anime, quindi adesso, è successo il putiferio. Questo sta a significare quanto l'anime sia molto più importante del manga. Perché quando uscì nel manga, mi ricordo gli amici: no, non ti dico niente, ci sarà qualcosa di strano. Wow, hai visto? No, parlano fra di loro, quelli che guardano il manga, cioè che leggono il manga, ti dico, hai visto? No, si parlano sottovoce, tu che guardi l'anime sei un po' internato, perché dici, ma che cacchio stanno dicendo? Avranno sconfitto Shanks, per dire, che poi non è da sconfiggere Shanks. E quindi, ragazzi, bando alle ciance, 15 cose che non sapevate sul Gear 5 Joy Boy di Luffy. Buona visione. Nonostante la forza di questa forma, a causa dell'inesperienza consuma molta energia per mantenerla e usarla, fino al punto che Luffy può invecchiare visibilmente una volta detrasformato e subire una grande quantità di stanchezza. Detto questo, Luffy può trasformarsi di nuovo, costringendo apparentemente il suo cuore a battere al ritmo dei tamburi della liberazione, mettendo sempre di più a dura prova il suo corpo. Mi spiace per un po' tutto. Non è vero, non mi spiace, mi sto masturbando, c'ho il cazzo duro. A differenza del risveglio dei frutti paramiscia, il risveglio degli Zoan, come per il Gear 5, comportano il rischio intrinseco della natura innata dell'animale da cui deriva il Gomu Gomu no Mi, che ormai si chiama Ito Ito no Nika, riferito al dio del sole Nika, che consuma letteralmente la mente di Luffy. E in questo status Luffy è ancora vulnerabile agli attacchi taglienti, essendo comunque di gomma. Quindi un Mihawk versus Luffy sarebbe un bello scontro da vedere, perché Mihawk, il dio della tagliata, insomma il dio, è lo spadaccino per eccellenza, contro uno fatto di gomma, vorrei proprio vedere. Sì, per tagliata non intendevo la tagliata rucola e grana, cioè, ok. E voilà! Flambe. La natura gommosa di Luffy può essere estesa all'ambiente che lo circonda, come si è visto quando Luffy ha allungato un pezzo di tetto e l'ha usato per far rimbalzare contro di lui il Bolo Breath di Kaido. È interessante notare che il terreno alterato, sebbene elastico, non è stato né bruciato né sciolto dal Bolo Breath, anche se l'attacco si è dimostrato rovente e aveva una potenza esplosiva sufficiente per distruggere un intero castello e la cima della montagna in cui si trovava. E quindi Luffy può influenzare ciò che lo circonda al punto da rendere le super come il terreno sotto di lui gommose per attutire se stesso da colpi potenti e perfino rimbalzare e lanciarsi su qualsiasi superficie. Questo potere di Nika, che appunto è detto della liberazione, sembra anche essere in grado di influenzare anche il materiale organico, come mostrato quando Kaido ha letteralmente ingoiato Luffy intero e poi ha proceduto a far espandere e gonfiare il suo corpo insieme a quello di Luffy, oppure di far uscire gli occhi fuori dalla testa a mo' di cartone animato a Kaido, proprio come fa Luffy per se stesso, lo fa anche gli altri. E ha perfino dimostrato di essere in grado di applicare questo effetto su materie intangibili come i fulmini. Infatti prende un fulmine e glielo scaglia contro. A parte le sue abilità legate alla gomma, Nika consente anche a Luffy la curiosa capacità di materializzare oggetti dai suoi capelli fiammeggianti, come appunto gli occhiali. Per il concetto di Gear 5 si è ispirato all'animazione dei vecchi cartoni animati che quelli dai 30 anni in su si ricordano. Cacchio, Oda c'ha 48 anni e quindi in particolare ha tratto ispirazione dal cartone animato Tom e Jerry, perché voleva disegnare qualcosa di divertente e voleva anche che i combattimenti di Luffy recuperassero alcuni elementi divertenti e strampalati, tipo gli occhi che vengono fuori, cose assurde che nei cartoni di adesso, che poi tra l'altro adesso fanno i cartoni animati in 3D neanche più a cartone, non sono così strampalati. Ed era anche consapevole che il pubblico generale di One Piece non avrebbe tanto gradito questo concetto, perché le sequenze d'azione generali dei manga shonen contemporanei sono serie, cioè anzi molto seriose, personaggi strafighi, con nomi strafighi, con attacchi proprio seri da figoni. E infatti molti miei amici hanno storto il naso dopo questo episodio del Gear 5, ed è proprio con l'introduzione del Gear 5 che Oda ha voluto creare una polarità tra l'umorismo da cartone animato di Luffy, perché è sempre stato un pagliaccio, e la micidiale serietà di Kaido. Il Gear 5 è stato accennato per la prima volta nell'SBS volume 98, cioè quel corner in cui Oda risponde alle domande dei fans e fa dei chiarimenti. Quando un fan ha chiesto se finalmente
probabilmente il Gear 5 si sarebbe visto, Oda ha risposto in modo criptico: fatti cazzi, vai a ballare, va. Che il mondo sarebbe stato in procinto di passare alle reti 5G a banda larga. Per coincidenza, Gear 5 ha debuttato in uno dei capitoli del volume 103, esattamente 5 volumi dopo la domanda. Quindi tutti i riferimenti che Oda si diverte a nascondere. Prima dell'introduzione ufficiale dell'abilità Gomu Gomu no Giant, Ruffy è stato casualmente mostrato in precedenza come un gigante in un episodio di riempimento dell'anime non canonico con l'aiuto di un'alleata, Lily and Stomach. Il Gear Fifth ha fatto la sua prima apparizione animata come breve cameo durante il climax di One Piece film Red, esattamente un anno prima del suo debutto nell'anime nell'episodio 1071 che tutti conosciamo bene e di cui ci stiamo riguardando tutti le varie scene. È stato un episodio veramente fotonico. Ho sentito che in Francia e in altri paesi non italiani l'hanno trasmesso al cinema questo episodio. Morgans ha trovato sconcertante la forma risvegliata di Ruffy e dopo aver ricevuto una sua foto da Guernica l'ha usata come immagine attuale per il poster della taglia di Ruffy senza approvazione dei saggi, con grande dispiacere appunto dei cinque anziani che hanno ritenuto troppo pericoloso rivelare il diavolo risvegliato di Ruffy e il relativo frutto. Il Year Fifth è la prima trasformazione ad essere presente sul poster della taglia di Ruffy, perché non è mai stato posterizzato con una trasformazione, insomma con una tecnica, né col second, col third, col four. Parlo di taglia ufficiale, non quella dei fans, fatela a caso, chiaro, ufficiale. La ciurma di Ruffy è molto varia, ma quello che dovete sapere è che la ciurma ha al suo interno tre comandanti ben specifici, in modo da formare il quartetto più potente della compagnia. A chi mi sto riferendo? Beh, Ruffy, grazie a questo potere del Nika, è il dio del sole, quindi l'elemento più importante, e quindi lui è il sole. Poi abbiamo Zoro, figlio del padre Arashi Roronoa e della madre Terra. Questo simbolizza che Zoro è figlio della Terra. La madre di Sanji invece si chiama Sora, che significa cielo in giapponese, e quindi Sanji sarebbe il figlio del cielo. E ovviamente Jinbe è lo Shikiyabuachi del mare, e quindi ci siamo capiti che può essere solo che figlio del mare. E questa sarebbe l'unione perfetta degli elementi, perché abbiamo mare, cielo, terra e sole. Questa è l'unione perfetta degli elementi, molto temuta dal governo mondiale. Nika era una divinità che secondo la leggenda poteva far sorridere le persone e liberarle da ogni sofferenza con la bizzarria e la giocosità. Henry, che cazzo c'è ridere? Oh, ma che caspedina c'è ridere? Aveva un corpo di gomma e combatteva andando contro ogni logica. Questo dio non esiste nella realtà, ma è un dio mitologico solo nell'opera di One Piece, perché nel mondo reale il dio del sole è il papà di Pollon, ovvero Apollo, chiamato anche Elio o Helios. Sono proprio gli anziani saggi che ci dicono che non sono mai riusciti ad impossessarsi del frutto Ito Ito no Mi di Luffy da ben 800 anni. Ma questo non è tecnicamente corretto, dal momento che Shanks lo possedeva dopo aver assaltato una nave governativa. Ovviamente il governo inteso come saggi non erano ancora riusciti a tenerlo in mano, e quindi nel dire che non lo hanno mai avuto si riferivano al fatto che comunque è molto sfuggente, non riescono mai ad averlo in mano. Non si sa comunque se i saggi vogliano mangiarselo, perché una volta che dopo lo recupereranno o lo danno in pasto a qualche loro cocorito, cioè a qualche uomo di fiducia che diventa il nuovo dio Nika, oppure che sembra una bestemmia, oppure se lo vogliono mangiare uno di loro, anche se sono anziani. Nessuno si è mai accorto che il governo ha tentato tantissime volte di clonare Joy Boy e il dio Nika. Infatti gli Smile, che hanno come effetto collaterale quello di rendere l'utilizzatore incapace di provare un sentimento diverso dal divertimento, ed è per questo che infatti ridono sempre, è un chiaro tentativo di clonare il frutto mitologico Zon Hito Hito no Nika, perché appunto loro vogliono creare gente che ride, perché si sa che ridendo è appunto e si diventa questo dio. Ma non è così che funziona, perché con gli Smile non sono mai riusciti a replicare questo. L'Ito Ito no Mi che ha mangiato Ruffy ha un valore di 5 miliardi di berry, che sta a significare che è il secondo frutto più prezioso, superato solo dal frutto finale che donerebbe all'utilizzatore la vita eterna, che sarebbe un po' come il frutto di Brook, solo che quello di Brook prima devi morire perché si attivi, e comunque se muore una seconda volta Brook è caput. Invece il frutto finale, di cui non si è ancora svelato il nome, insomma, per farvi capire che il frutto di Ruffy è molto 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 importantello. Ora della fine Joy Boy è il ragazzo della gioia e Ruffy col Gear Fifth diventa un Joy Boy. Zunisha scambia Ruffy per Joy Boy per via del suono dei tamburi proveniente dal suo cuore, ma in realtà i Joy Boy possono essere più di uno, e infatti se vogliamo dire
dirla tutta, anche Brooke è un altro Joy Boy, perché è un ragazzo che mette gioia col suo modo di fare, ed è anche quello che lui fa per tutta la serie, perché come combattere è un po' scarso. E per far combaciare i puntini vi dico un'altra cosa: Brooke vive solo grazie alla sua anima, non sono le ossa, non è la carne, che non ha la carne, quindi non è nient'altro, vive solo grazie alla sua anima. E quando si risveglia Joy Boy in Ruffy, che vedete questo fumo andar fuori da Ruffy, non è fumo ma è l'anima di Ruffy. E la seconda volta che Ruffy si trasforma dice anche che quando sei morto rimangono solo le ossa, quindi chiaro riferimento a Brooke. Chopper, pensa tu a lui. Conta su di me. Wow, quella renna parla!